Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Marcello Messina è uno dei volti del trono over di Uomini e Donne. Ma dove lo abbiamo visto prima? Chi lo ricorda? A Uomini e Donne ci sono dei protagonisti che spiccano rispetto agli altri, e uno di questi è sicuramente Marcello Messina. Affascinante e simpatico. Il suo sorriso sornione nasconde un animo dolce e sensibile. Ed è anche questo lato del suo carattere a piacere molto al pubblico. Il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato è seguito da milioni di persone che seguono appassionate le vicende dei protagonisti. Marcello al momento è uscito con la dama Cristina. Ma sebbene abbia raccontato di una bella serata trascorsa assieme, la donna ha deciso di troncare la conoscenza per mancanza di interesse. Lui però non ha perso il sorriso, e ha anzi dichiarato che nessuno glielo farà perdere mai più. Marcello Messina. Dove lo abbiamo già visto? Agente immobiliare. Marcello Messina ha da poco concluso una storia importante. Per questo ha deciso di partecipare alla trasmissione, come ha confessato al magazine omonimo del programma. Adesso sono single e ho tanta voglia di innamorarmi. Non smetto mai di credere che l'anima gemella esista. Nel parterre vorrei far vedere il mio lato più simpatico. E poi ha assicurato: non frequenterò mai più donne insieme. Farò sempre quello che sento e dirò sempre quello che penso. Cercherò di difendermi se verrò attaccato, invece che stare zitto e poi starci male. Come è giusto che sia. Ma dove lo abbiamo visto prima? Marcello Messina è al suo secondo tentativo con il dating show di Maria De Filippi. Già nel 2021 ci aveva provato a cercare l'amore in studio, ma l'esperienza con Ida Platano non era stata delle migliori. Una storia breve e travagliata conclusa tra le solite accuse, pianti e recriminazioni della donna. Oggi le cose sono cambiate e i rapporti più distesi. Come ammette il cavaliere, siamo in buoni rapporti. Capita che ci facciamo gli auguri ai compleanni. Vorrei precisare che non ci sentiamo regolarmente. Ho massimo rispetto dei rapporti altrui. La dama bresciana infatti è uscita mano nella mano con Alessandro Vicinanza, e al momento sembra andare tutto a gonfie vele. Per una persona che torna però ce n'è una che va via. Tutti hanno notato una grande assenza. Che Messina commenta: se sono felice di non aver ritrovato in studio Armando Incarnato, come posso dire che non sono contento di non essere attaccato tutti i giorni?